Eccoci qua. Allora, ecco, a me tocca fare la seconda parte dell'insegnamento, che è appunto nel quale ho posto il mio compiacimento. Ecco, il Signore Gesù, nella sua infinita misericordia, ci ha pensati e ci ha creati come Suoi figli, ponendo dentro di noi il suo compiacimento, che è lo Spirito Santo, e ha permesso ciò affinché potessimo vivere una vita piena e ricca del suo amore e della sua gioia. È una frase che sicuramente, ecco, magari abbiamo sentito tante volte, no? E però personalmente parlando io l'ho sentita, ma ecco, non l'ho mai incarnata, se non, ecco, poco tempo fa. Ecco, sono qui proprio per dirvi che il compiacimento di Dio è un qualcosa che si può veramente sentire, non è un alziamo le mani verso il cielo e poi quello che succede succede, no. Il Signore Gesù viene, il Signore Gesù parla, il Signore Gesù ascolta sempre. Ecco, vi vorrei, ecco, presentare un po' la mia vita nella comunità Gesù Risorto. Io ne faccio parte dall'età di 8 anni e entrai con la mia famiglia e con i miei genitori ricevetti l'effusione, ecco, praticamente subito, dopo ecco, 2 annetti in comunità, dopo il corso, e sentii subito una forte chiamata dal Signore per quanto riguarda il servizio. Io infatti posso dire, ecco, dopo solo 1 anno di comunità imparai la chitarra ed entrai, ecco, anzi mi misero a suonare nella comunità piccola di Don Bosco, quella che si riunisce il mercoledì, e poi negli anni successivi entrai a far parte del gruppo canti di Don Bosco, quindi dell'incontro diocesano che si tiene il sabato, e poi successivamente anche al convegno, ai ritiri, al ritiro regionale, ai corsi. Ecco, io fin da subito ho sentito questa grande chiamata come un'opportunità imperdibile, perché proprio grazie a questo servizio io ero consapevole all'età di 8-9 anni che potevo veramente portare il Signore nei cuori dei fratelli. Tant'è che un giorno feci una promessa a Gesù e gli dissi: Gesù, io sento forte questa chiamata e desidero cantare e suonare solo per te. E ad oggi, nonostante ho avuto, ecco, nel corso di questi 20 anni in comunità tante occasioni di poter suonare, ecco, anche a pagamento nei locali o, ecco, cose del genere, poi succedeva sempre qualcosa che faceva sfumare l'evento e io mi accorgevo di questo. Dicevo a Gesù: Gesù, tu ti ricordi di questa promessa e non vuoi che... sentivo che il Signore non voleva che la rompessi. Ecco, io ogni volta ne rimanevo molto contento. Ecco, ma dato che... Ecco, la mia vita in fin dei conti è stata, ecco, per 20 anni casa, chiesa, comunità. Ovviamente io facevo parte anche, ecco, vivevo il mondo, insomma, anche se non ne facevo parte. E la scuola è stata proprio per questo motivo molto, molto, molto difficile. È stato un periodo lungo, faticoso e molto doloroso. Ecco, non vi sto a spiegare, ecco, le tante le tante vicissitudini negative. Una di queste era Francesco Riu, è il cristiano, non è quello che vive la vita facile, che non vive i piaceri che il mondo propina. Effettivamente, forse rispetto ad oggi ero molto, molto più, non bigotto, però ero sicuramente più inquadrato, ma perché lo volevo io, non perché me lo dicessero i miei genitori o i miei responsabili. E, ecco, io durante il periodo della scuola iniziai, ecco, ad accumulare queste ferite nel cuore, questi dispiaceri. Però mi dicevo, vabbè, ma Gesù, ma ci sei tu, ma a me cosa può importarmene? Sei tu che sei il Signore della mia vita, tu metterai le cose a posto, tutte queste ferite spariranno, perché io te lo sto chiedendo e so che lo farai. Però, ecco, rimaneva una preghiera così, una preghiera molto, ecco, istantanea, proprio quando toccavo i momenti di picco di disperazione. E non mi accorgevo che queste ferite piano piano aumentavano e diventavano sempre più profonde. Queste ferite che poi a un certo punto mi accorsi che continuavano a sanguinare e che non sapevo assolutamente come fare a rimarginarle. Ecco, arrivò un momento, io l'ho chiamato un punto di non ritorno, dove Gesù ha messo la sua mano tra me e il mio passato e ha detto: adesso basta, adesso andiamo avanti. E questo evento, diciamo, chiaramente negativo, però è stata una svolta nella mia vita. Ecco, una volta preso il diploma, chiaramente io avevo un desiderio, e ce l'ho tutt'oggi, che è quello di formare una famiglia, però ovviamente dovevo prima trovare un lavoro, e tra le tante scelte che mi ero proposto di seguire ce n'era una in particolare, che era quella di vincere un concorso nelle forze di polizia o nelle forze armate, e ce n'era una in particolare che appunto era la Guardia di Finanza, perché papà è finanziere e io, diciamo, anche per un altro motivo, è che è quello di continuare, tra virgolette, la stirpe, no? dei finanzieri, perché anche mio nonno e mio bisnonno lo erano. Ecco, avevo questo forte desiderio di entrare a far parte di questa famiglia, in fin dei conti, che è la Guardia di Finanza. Ecco, io dissi a Gesù: Signore, arrivato a 25 anni gli dissi: Gesù, questa è l'ultima occasione che ho per poter entrare e quindi avere questo lavoro. Tu sai che io ho impiegato praticamente tutta la mia vita alla comunità, con il servizio canti e anche in altri servizi, ma hai visto anche che ho collaborato anche in parrocchia, ho collaborato in famiglia. E il tutto annichilendo anche me stesso. Spesso e volentieri, se avevo da fare, rinunciavo a quel mio momento personale, anche in uscita con gli amici, perché c'era da fare qualcosa in comunità, e io mi ci catapultavo, cioè non ci pensavo due volte, ma perché sapevo comunque le grazie che si possono vivere nella comunità. Ecco, una mattina di maggio, del maggio 2015, andai con i miei genitori e mio fratello all'Aquila per sostenere questa prima prova, e nel pomeriggio purtroppo seppi che per pochissimi punti, solo per 2 punti, non passai la prima prova. E io mi arrabbiai con il Signore in una maniera incredibile, e gli dicevo: ma come? Ma perché? ma io ho dedicato tutto di me a te, e poi ti chiedo una cosa e non me la dai. Ecco, mentre tornavamo a casa, i miei genitori si erano ricordati che era un giovedì e solitamente in quel mese, era il mese mariano di maggio, la comunità Gesù Risorto animava l'adorazione a Santa Maria Maggiore, e decisero di andare comunque per ringraziare il Signore di questa opportunità. Ma io non ci volevo andare. Io dicevo no, io non ti guardo manco in faccia. Ma io non ti guardo proprio, ma zero spaccato. Però alla fine vinsero i miei e andammo a Santa Maria Maggiore e mi misi in un angoletto vicino ai canti. Io misi la faccia tra le gambe perché, forse anche per dispetto, sì, sicuramente, per non guardare Gesù. Però a un certo punto un qualcosa dentro di me squarciò il mio cuore, sentii un forte calore. E lì non ce la feci, io alzai lo sguardo, vidi Gesù e scoppiai a piangere, ovviamente. Non ce la feci, fu un amore troppo forte da parte sua, non potevo più dirgli di no. Tutti i fratelli che si trovavano lì, a un certo punto li vidi attorno a me e uno a uno mi abbracciavano, mi consolavano. E poi ci fu un fratello in particolare, che mi disse una frase che io ho sentito ma così tante volte che proprio non ci badavo. Però proprio in quell'istante mi colpirono nel profondo, e furono queste: Francè, le vie e i tempi del Signore non sono i nostri. Non sono i nostri, perché Dio è Padre e tu e noi tutti siamo figli. Ma Dio è un Padre. È un Padre speciale, sa quando è il momento in cui darci quello di cui noi abbiamo bisogno. Magari questo lavoro che tu desideravi tanto non ti avrebbe portato alcuna gioia, non ti avrebbe dato non ti avrebbe reso felice. Io tornai a casa e ripensai tante volte a queste parole, dissi: Dio è padre, io sono figlio, Dio è padre. Però, ecco, ci pensavo e dicevo, e lì mi accorsi, ci picchia, io lì, cioè, l'ho sempre detto ma non l'ho mai pensato, cioè non l'ho mai sentito, non l'ho mai creduto, forse, ma non mi sono mai sentito probabilmente figlio di Dio. E preparando questo insegnamento, poi ho fatto un po' i 2+2, no? Ecco, posso tranquillamente paragonarmi al fratello maggiore del figlio prodigo. Il fratello maggiore si arrabbia con il padre, gli dice: ma padre, tu fai una festa, una mega festa a mio fratello che ha sperperato metà dei tuoi beni, e io che mi sono fatto, cioè ho sudato 17 camicie in tutti gli anni della mia vita da quando ero giovane, e che mi hai dato? Niente, non mi hai dato nulla, manco un capretto per fare festa con i miei amici. E lì il padre che cosa gli dice? Gli dice una parola molto importante, gli dice figlio, lo chiama figlio. Tutto quello che è mio è sempre stato tuo, da sempre, da quando sei nato, che quello che è mio è tutto tuo. Ecco che leggendo questo passo del Vangelo mi sono detto: che scemo che sono stato proprio un gran cretino, mi sono trattato come servo, ero servo in casa di mio padre. E non lo sapevo. quando invece Gesù non voleva proprio questo, non l'ha mai voluto. Ecco, e poi un'altra figura del Vangelo alla quale mi sono accostato tantissimo è stata Marta. Marta che cosa fa? Marta accoglie Gesù in casa sua, e dice: entra maestro, entra nella mia vita, entra in casa mia. Però poi a un certo punto si mette a stirare, si mette a lavare, si mette a cucinare, va a guardare i polli, va a fare un po' di cose, e Gesù resta così nella hall della casa, perché la famiglia di Marta e Maria era una famiglia ricca, e Gesù resta là che l'aspetta. E a un certo punto Marta si arrabbia pure e dice: ma Gesù, ma Signore, ma non fai niente per me, cioè io mi sto facendo, sto sudando come pochi e tu non mi aiuti, cioè puoi dire qualcosa a mia sorella che ti sta seduta per terra e ti sta ascoltando, non fare niente. E Gesù che cosa fa? Gli dice: Marta, Marta, tu ti preoccupi di troppe cose, ma l'unica cosa di cui tu ti devi preoccupare, che è la parte migliore, a tua sorella, non sarà tolta. Ecco, io l'ho vista così. Ecco, Giovanni ride perché lo sa. Io l'ho vista un po' così. Che cos'è questa parte migliore? La parte migliore, ecco, è la parte centrale di un qualcosa. È come la parte centrale di una pizza, no? A me piace mangiare, quindi chiaramente il primo esempio è stata la pizza. La parte centrale di una pizza qual è? È il pomodoro, è la mozzarella, la fogliolina di basilico e chi ne ha più ne metta, insomma. Ed è la parte più buona, no? Ecco, Maria che cosa fa? Si ferma, si siede e mangia e gusta. Gusta, questa è una parola molto importante, e gusta la parola di Dio. E Marta che fa? Marta è come se avesse avuto la pizza più buona del mondo e ci girava attorno e l'annusava così e non la mangiava, non la gustava, faceva altro e l'annusava. E questo è quello che facevo io. È necessario per sapere ascoltare nel silenzio del proprio cuore la voce di Gesù, è essenziale. Ecco, per concludere la mia testimonianza, una volta tornato a casa, vi dicevo, ripensai a queste parole e col tempo poi capii veramente quello che Gesù voleva da me. Io mi ero già da 2 o 3 anni iscritto all'università, però ecco, studiavo di più per i concorsi, avevo dato pochissimi esami, però quei pochi esami che avevo dato erano andati a buon fine, avevo preso dei voti alti, però quasi non me ne importava. Ecco, arrivarono ulteriori soddisfazioni universitarie e man mano che superavo gli esami, ecco, capii sempre di più che forse la mia strada era un'altra, perché nel mio cuore nacque un forte desiderio, ripensando anche a quello che avevo vissuto a scuola. E alla fine, dopo tante preghiere, dopo tante richieste al Signore di farmi capire qual era la sua volontà nella mia vita, alla fine la risposta arrivò nel mio cuore e arrivai a capire che Gesù desiderava che io diventassi professore di scuola. E questo mio desiderio l'ho condiviso con i miei professori attuali, che mi hanno incentivato, mi hanno dato tanta forza, mi hanno dato la giusta carica, e questo è stato un'ulteriore conferma per continuare questo percorso. Ecco, cos'è che mi è mancato? A me è mancata una cosa molto importante, ed era appunto fermarmi, gustare la parola di Dio, per poi capire che cosa voleva da me. perché tutti noi abbiamo un cammino tracciato da Gesù, solo che ci tocca scoprirlo, dobbiamo avvicinarci a Lui, questo è il nostro piccolo sforzo. Ecco, come dicevo prima, è necessario ascoltare la voce di Gesù. Ma come si fa? Allora, io mi sono raccapezzato, insomma, ho iniziato a leggere un po' di libri, a seguire qualche catechesi, però poi alla fine aprii la Bibbia un giorno mentre pregavo e comparve, mi comparve un versetto del capitolo 6 di Matteo, e che dice: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancor prima che gliele chiediate. Ecco, in questo momento intimo con Gesù possiamo scorgere la sua presenza santa, il suo compiacimento. Io per esperienza vi posso dire, non che non l'abbia mai fatto, però ecco, non ci badavo più di tanto a alla preghiera personale, però vi dico che è fondamentale. Non so se lo conoscete, ma San Charles de Foucault disse una cosa molto importante, ed è: non si può essere carismatici se prima non si è cristiani. E questo è vero. Io ho vissuto molti anni da carismatico. Sì, sentivo l'amore di Dio, imponevo le mani, facevo servizio, facevo la crescita, andavo in comunità tutti i mercoledì, tutti i sabati, però mi mancava qualcosa, ma non me ne accorgevo. Non che la comunità non sia completa, la comunità completa è diverso, però ecco, questo è il primo lavoro che io ho fatto, ed è stato coltivare questo rapporto con Gesù. E questo rapporto con Gesù lo si trova soltanto in un luogo specifico, nel nostro cuore. E questo Sant'Agostino l'aveva capito bene. Nella prima pagina delle Confessioni, infatti, ha scritto: tardi ti amai, bellezza infinita, tardi ti amai. Tu eri dentro di me e io fuori, e là ti cercavo. Deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle creature che non esisterebbero se non esistessero in te. Mi hai chiamato e il tuo grido ha squarciato la mia sordità. Hai mandato un baleno e il tuo splendore ha dissipato la mia cecità. Ecco, Gesù che cosa vuole? Desidera fortemente che noi iniziamo con Lui un dialogo, non un monologo come i farisei. I farisei si mettevano in piedi per farsi vedere davanti a tutti al tempio e pregavano male, perché dicevano facevano la lista della spesa al Signore, perché qua, perché là, perché su, perché giù. No, Gesù desidera che noi parliamo al suo cuore, ma desidera anche, a un certo punto, che noi facciamo silenzio. Gesù vuole un dialogo, Gesù vuole ascoltare, sì, ma vuole anche parlare. E come fa a parlare il Signore? Come possiamo ascoltare le sue parole? Il Signore parla in tanti modi, però ce n'è uno fondamentale che non dovrebbe mai mancare nella nostra vita quotidiana, ed è quella della lettura della Bibbia, della sua parola. È fondamentale, è importantissimo. Io stesso mi sono accorto di un cambiamento repentino, facendo, ecco, iniziando a pregare tutti i giorni, impegnandomi, mettendomi anche la sveglia la mattina presto, e mi accorsi veramente che incarnando quella parola che mi usciva, oppure seguendo il passo del giorno, il Signore mi parlava, e non solo, mi plasmava, piano piano mi ha lavorato. Mi accorsi che i peccati che facevo prima, di cui non badavo assolutamente, a un certo punto non ci riuscivo, mi veniva la repulsione. E un po' mi ero preoccupato, devo dirlo. Però ecco, ho visto la meraviglia del Signore, la meraviglia di Dio con il contatto con la sua parola, attraverso il contatto con la Bibbia. Ma non è una lettura così, si legge e basta, no, bisogna incarnarla, bisogna chiederci, ma io sto seguendo quanto Gesù mi sta dicendo oggi. Gesù, che cosa devo fare affinché io cambi questo mio comportamento? Come posso combattere questo mio peccato? Questo Gesù vuole. Gesù vuole questo tipo di dialogo, molto semplice, come un amico, come fareste con chiunque. Ecco, facendo questo, coltivando la preghiera personale, che cosa il Signore ci dà? Ci fa un grandissimo dono, e che è quello del discernimento. Il discernimento che cos'è? Io fino a qualche mese fa mi confondevo, no? Dicevo, il discernimento è quella cosa che mi fa vedere ciò che è bene da ciò che è male. E no, è troppo facile così, perché chiunque sa distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Possiamo dire che lo riconosciamo a pelle, è un qualcosa che sentiamo subito, lo vediamo subito quando qualcosa è cattiva o che è male o bene. Il discernimento ci permette di scegliere un qualcosa tra più chance che sono tutte positive. È come se un laureato in medicina a un certo punto dovesse scegliere che lavoro fare, e gli si propone il chirurgo, il professore universitario e altre scelte. Qual è la scelta giusta? Si fa il discernimento. Perché chiaramente sono tutti lavori buoni, sono tutti lavori positivi, è qualcosa di positivo per quella persona, per quel laureato, no? Il discernimento è questo, il riconoscere ciò che per me è buono e ciò che per me Dio ha scelto. E non è facile, non è subito. Ah, Gesù, dammi il discernimento per questa cosa, bah, fatto. No, ci vuole tempo, ci vuole preghiera. Ecco, a me è successo questo, in fin dei conti, forse un po' forzatamente, perché vivendo quel periodo dopo l'andata male del concorso, che mi ero avvicinato ancora più a Gesù, forzatamente in senso buono, chiaramente. Però ecco, la preghiera personale mi ha permesso poi di vedere ciò che Gesù aveva pensato per me fin dall'eternità. E che cosa comporta il discernimento? Il discernimento comporta il fare la volontà di Dio, che possiamo chiamarlo in altri due modi, ovvero seguire la nostra chiamata o vocazione. Vocazione che non si intende soltanto diventare genitore, diventare sacerdote, suora, consacrato, no, anche. Il discernimento porta a una vocazione giornaliera, è un qualcosa di giornaliero, non è mo chissà quando trovo il lavoro, la casa, mi sposo, non mi sposo, eccetera. Insomma, il desiderio clou di qualsiasi giovane. No, Gesù ci dice, no, voi la volontà del Padre mio la dovete fare sempre, tutti i giorni. dovete riuscire a vederla attraverso il discernimento, attraverso la preghiera. Ecco, che cosa ci comporta questo? Tutto questo passaggio, diciamo, sembra lungo, in realtà non è proprio così, e ci permette di trasformarci. Come ho detto, io mi trovai a non commettere più determinati peccati, e questo quindi che cosa permette? Anche chiaramente da non dimenticare che cosa? I sacramenti, chiaramente, stare attaccati ai sacramenti. Ecco, tutto questo comporta una trasformazione vera è in Cristo, dove tutti quei veli che io mi ero messo, veli negativi, io mi consideravo uno sfigato, io ero quel ragazzo che se faceva qualcosa sicuro andava male, e andava male, ma non mi accorgevo appunto che se andava male c'era un motivo, insomma, forse dovevo superare questo ostacolo grande per poter capire cosa volesse Gesù da me. Ecco, ribadisco che stare vicini a Gesù, dialogare con Lui, porta a togliere questi veli di negatività nei nostri confronti e anche quelli e verso il mondo. Ecco, spesso, ecco, questo passaggio è chiaramente non è proprio facile, ecco, non sempre ci si riesce a, ecco, a leggere la Bibbia la mattina, a trovare il momento per pregare, ma non importa, Gesù lo sa che noi siamo umani, siamo creature di Dio e sbagliamo, e proprio perché sbagliamo il Signore ci perdona, Lui lo sa, conosce benissimo, per ciascuno di noi conosce bene i nostri limiti, conosce bene dove possiamo arrivare. E sì, abbiamo dei limiti, proprio perché siamo umani, e questi limiti spesso ci portano a vivere dei momenti di caduta spirituale, quindi, scusate, anche, ecco, possiamo cadere in periodi no, chiamiamoli così, sia da un punto di vista spirituale, sia per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. E spesso la preghiera da soli non basta. E il Signore Gesù, dato che sa come siamo fatti, ci ha donato una cosa molto importante. Per quanto mi riguarda, mi ha donato la comunità Gesù Risorto, ha donato il cammino carismatico. Vedete, questo cammino è qualcosa di incredibile, di bellissimo, di meraviglioso, dove non arrivo io, arriva il mio fratello che mi tira su. È spettacolare. Cioè, ecco, io vedo la comunità Gesù Risorto come una grande ancora gettata dal marinaio che è Gesù, e quest'ancora arriva fino ai fondali, quelli più oscuri, quelli più tetri, quelli più freddi, dove spesso ci collochiamo, dove cadiamo, non riusciamo più a toccare riva, rimaniamo lì ancorati. La comunità Gesù Risorto è quest'ancora alla quale io tante volte mi sono aggrappato, e tante volte quest'ancora è stata tirata su da Gesù, dal marinaio, e ogni volta che succedeva toccavo riva, ritornavo a vivere, tornavo a essere nuovamente Francesco Riu, perché quando si è nella tristezza, quando non si è nella gioia, non siamo noi stessi, non lo siamo mai. Ecco, come avviene questo passaggio? Come lavora la comunità? La comunità Gesù Risorto lavora per mezzo delle adesso non mi viene il nome, delle azioni spirituali, non mi viene il nome, vabbè, comunque ecco, la comunità Gesù Risorto magari non si impegna, ecco, ma anche se non si impegna nel sociale, ma si impegna tanto nel far risorgere i fratelli all'interno della comunità e quelli al di fuori. E... grazie. Ed è una cosa molto importante, importantissima. Che cosa si sperimenta? Si sperimenta l'amore di Dio attraverso i carismi. Come però? La magnificenza di questo dono sta nel fatto che anche i gesti più piccoli, più insignificanti, come può essere un abbraccio, oppure tenere per mano un fratello, o pregare semplicemente per lui, dire io prego per te. Ecco, questi che cosa sono? Anche attraverso un canto, attraverso una danza, attraverso, ecco, tutti quelli che noi chiamiamo carismi, anzi li chiamo io, tra virgolette, i cosiddetti carismi artistici, no? Che io ho sempre vissuto. Ecco, tutte questi piccoli gesti che noi viviamo in comunità, attraverso con la finalità di cherigma, ovvero dell'annuncio di Dio, in quanto siamo tutti noi, non solo re, perché siamo figli di Dio, ma siamo anche profeti. Ecco che siamo chiamati a portare Gesù Risorto nei cuori delle persone che non lo conoscono, oppure che momentaneamente lo rifiutano o non lo sentono nel proprio cuore. Ed ecco che si manifestano i carismi. Tutti noi abbiamo tutti i carismi. Certo, poi c'è chi ce l'ha un po' più spiccato di altri. Però tutti noi possiamo essere utilizzati da Gesù in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, in qualsiasi luogo. Ecco, che cosa si prova dopo che siamo stati portati in piedi da Gesù? Siamo ritornati, una volta che siamo tornati a riva, proviamo tutto quell'amore, tutta quella gioia, quella grandiosa gioia nei confronti di Gesù che ci ha guariti, che ci ha sanati. Ecco, si prova una grandissima gioia nell'aver ricevuto, ma vi posso assicurare che anche nel dare si prova una grande gioia. Ecco, spesso mi sono trovato alla fine dei corsi, dei convegni, dei ritiri, a guardare i miei fratelli con i quali condivido il mio servizio, che è quello dell'audio, non solo quello dei canti, quello dell'audio, e mi veniva proprio una gioia nel cuore, quasi a piangere, perché dicevo: Gesù, tu hai voluto tutto ciò fin dall'eternità, hai desiderato questo momento da condividere con i miei fratelli, e io quella gioia l'ho sempre vissuta come la sua gioia nei miei confronti. Sentivo proprio e sono sicuro che sentirò alla fine di questo corso le parole di Gesù che mi dicono: hai fatto quanto dovevi fare, figlio mio amato. E questo non può essere che il compiacimento di Gesù nei miei confronti, nei confronti di ciascuno di noi. Ma è chiaro che il compiacimento di Gesù non si sente soltanto facendo servizio, e questo ci tengo a sottolinearlo. Il compiacimento di Gesù si sente quando noi creiamo quella situazione di dialogo con Lui, perché Lui è strafelice, cioè non vede l'ora. Non vede l'ora che noi facciamo quel passo, non vede l'ora che diciamo: va bene, da oggi voglio camminare con te. E quell'amore che noi sentiamo in comunità, quell'amore che ci plasma, ci cambia, trasforma il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, lo possiamo sentire tutti i giorni, lo possiamo sentire tutti i giorni. Quel calore che sentiamo nel petto, quei brividi, insomma, come il Signore si manifesta a noi, quello è il suo compiacimento per noi, e ci dice: piccolo mio amato, piccolo mio amato. Questo è il rapporto che Gesù vuole instaurare con noi. È un rapporto specifico, non ci dice: vabbè, tu sei figlio mio, sei un figlio di 20, 30 anni, no, sei un figlio piccolo. E questo come lo possiamo testimoniare? È lo Spirito Santo che lo testimonia, perché senza Spirito Santo non potremmo gridare Abba Padre, non potremmo dire Papino, Paparino, come ci ha ricordato oggi Rossella. È un rapporto filiale tra figlio piccolo e papà grande. E questo è quello che vuole Gesù. E io ringrazio il Signore, perché l'ho capito, diciamo che l'ho capito, ecco, non l'ho capito in età tarda, però ecco, poi mi sono fatto tanti problemi, fino adesso che ho fatto. No, ho vissuto quello che ho vissuto perché il Signore l'ha voluto, perché conosceva il mio cuore, conosceva i miei tempi. E conoscendo i miei tempi, chiaramente poi Lui si è regolato. Ecco, sì, qua. Ecco, vi vorrei leggere un brano del Vangelo di Giovanni che ha letto in parte Rossella questa mattina. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. E cercando di stare alla presenza di Gesù tutti i giorni, che sentiremo il suo amore e la sua gioia per noi, suoi figli. Ricordiamoci che il Signore ci ama solo ed esclusivamente per questo, non perché facciamo qualcosa, non perché facciamo servizio in comunità, non perché facciamo servizio alla Caritas, non perché, non lo so, qualsiasi cosa che facciamo. Ricordiamoci sempre e comunque che nel peccato, nella grazia, nel fare qualcosa o nel fare niente, noi siamo amati da Dio in quanto Suoi figli. Punto. Basta. Ecco, per concludere, auguro veramente a tutti noi giovani, di diventare custodi del fuoco. A me è sempre piaciuto questo termine, custodi del fuoco, perché custodendo lo Spirito Santo nel nostro cuore, che è la sua lanterna in fin dei conti, e alimentandolo con l'olio della fede possiamo gustare la nostra vita nella pienezza e nella gioia di Cristo e camminare nella via della santità, perché non solo la comunità Gesù Risorto ne ha bisogno, la comunità come la Chiesa oggigiorno ha bisogno di santi, di nuovi santi, e ne ha bisogno spudoratamente il mondo, e non c'è bisogno che ve lo spieghi. Ecco, è dando un esempio da risorti, infatti, che saremo luce delle genti, che saremo quel sale della terra e luce del mondo. E quindi non mi resta che augurarci che lo Spirito possa guidarci in questa vita, che possa far risplendere il suo volto su di noi, che possa farci sentire tutto il suo amore di Padre ogni giorno e farci vedere e toccare con mano la gloria del suo regno. Amen.